Amici di Samo, ospite questo pomeriggio della nostra radio web, Alessia Fabiani. Benvenuta Alessia. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora Alessia, noi vorremmo un po' ripercorrere con te la tua grande carriera. Com'è nata la tua passione per il mondo dello spettacolo? Ma diciamo che la mia passione principalmente per il teatro è nata da piccolina, perché mia madre e mia nonna erano due grandi fruitrici, spettatrici di teatro, quindi mi portavano nei teatri più importanti di Roma ad assistere a dei mostri sacri del teatro, quindi agli spettacoli di Albertazzi, di Giorgio Gaber, di Vittorio Gassman. Quindi diciamo ho conosciuto il teatro con la T maiuscola e con i personaggi più importanti, insomma. Io successivamente ho coltivato questo amore da bambina, quindi mi interessava sempre recitare anche come gioco, quindi tra le amiche inventavo storie, favole, quindi diciamo che l'ho sempre avuto innata questo desiderio e questa voglia. E poi tutto il resto. Faremo 4 ore a parlare di questo. Immagino, quindi da bambina chi erano i tuoi idoli? Ma diciamo, del piccolo schermo ti faccio altri nomi. Del piccolo schermo ero innamorata di Sandra Mondaini, nelle sue personificazioni anche del pagliaccio, dei pagliacci e dei suoi balletti. Poi mi piaceva moltissimo Ether Parisi e Lorella Cuccarini per questa grande capacità di fare più cose insieme, cantare, ballare. Quindi diciamo hanno sdoganato il varietà, il vecchio varietà, e hanno fatto della televisione italiana un varietà nuovo, fresco, brillante, quindi gli anni di Fantastico e quant'altro. E poi anche personaggi maschili, quindi insomma Raimondo Vianello, con il quale poi ho avuto anche l'onore di lavorare insieme nelle trasmissioni calcistiche su Mediaset. Sì. E perché no, anche Corrado, Mike Buongiorno, tutti i personaggi che poi ho anche avuto appunto l'onore di conoscere e che hanno costellato la mia infanzia, quindi il mio desiderio di lavorare. E poi è capitato per caso che mi conobbe Maurizio Costanzo e mi chiese di far parte di una fiction, Orazio, che poi nella quale fiction recitai per 3 anni. Bene. Da bambina. Sì, che poi tu sei ricordata molto come letterina, sia dalle persone che hanno vissuto quegli anni, ma sia alle nuove generazioni, perché comunque guardando i video in rete ti hanno focalizzato con quel ruolo. Tu che ricordi hai di quell'esperienza? Ma guarda, un'esperienza bellissima, lo chiamo il mio servizio militare al femminile, perché eravamo 6 ragazze di anno in anno. Poi io sono stata una di quelle che ha fatto più edizioni, di anno in anno arrivava qualche new entry, io sono stata un pochettino la veterana, quindi quella che rimaneva salda al proprio posto, quindi con grande simpatia sono entrata, diciamo, e sono rimasta quindi con Gerry Scotti tantissimo tempo, e poi tutti gli altri personaggi, anche un'edizione fu presentata da Claudio Lippi, quindi molto molto divertente, un periodo molto molto spensierato della mia vita. Qual è stato il complimento più bello che hai ricevuto? Ah, però questa ragazza ha anche un cervello. Oltre ad avere tutt'altro, ma sicuramente oltre le gambe c'è di più, come già cantavano le canzoni. Sì. Ma quando hai raggiunto il successo, le amicizie sono rimaste oppure è suscitata un po' di gelosia, tra virgolette? Ma in realtà è stato il contrario, nel senso, nel momento in cui sei all'apice ti chiamano tutti, ti vogliono tutti e ti chiedono soprattutto anche quello che una ragazza comunque di 20 anni non può fare, cioè mi chiedevano le raccomandazioni per altre persone, ma io diciamo che non ho mai avuto nessun tipo di potere, perché, ripeto, pensavo per me, facevo da me. Ho costruito la mia vita sul lavoro, quindi la televisione mi ha portato poi altri lavori, quindi convention, serate, eccetera, quindi ero un pochettino l'azienda di me stessa. Immagino, ma se dovessi ringraziare qualcuno, a chi direste grazie? Ad Alessia, a chi devo ringraziare? Nessuno, perché credo che poi insomma la vita ti dia la possibilità, ma la capacità
di restare in piedi, di non farti schiacciare, di avere sempre un occhio di riguardo in determinate situazioni sia data dalla facoltà, dalla capacità del singolo, quindi in questo caso dalla mia capacità. Sì, infatti. E tu, tra l'altro, hai anche disegnato delle scarpe, o sì, mi sbaglio? Una linea di scarpe è stata una prova, diciamo, quindi legata alla mia immagine, una voglia di provare anche questo mondo, quindi un pochettino dietro le quinte, se vuoi, quindi mi divertivo a inventare e disegnare scarpe, poi a produrle insieme a una mia cara amica di allora, e con lei abbiamo azzardato questo lavoro imprenditoriale che è andato abbastanza bene, ma poi i tempi non ci hanno più dato ragione, perché poi c'è stato l'inizio della crisi economica, quindi comunque bisognava seguire tutto in maniera più assidua, eccetera. Poi ovviamente il mio amore per il teatro e per l'arte è riemerso, e trasferitami a Roma ho ricominciato quello che insomma avevo lasciato un pochettino, quindi diciamo sono uscita dalla televisione per rientrare in punta di piedi nel teatro, invece adesso in maniera importante nel teatro, quindi sì. A proposito, secondo te il teatro forse ha più fascino rispetto alla televisione, perché comunque hai un per contatto me diretto? Assolutamente. Per me assolutamente, ripeto, sia come spettatrice che come protagonista in questo caso. Io dico che da quando ho provato a stare sulle tavole del palcoscenico e di vari palcoscenici d'Italia, mi sento meglio, diciamo, ho trovato il mio centro. In televisione è stato un periodo diverso e ad oggi mi garba meno, ecco, come direbbero i toscani, però sono due cose completamente diverse, quindi direi sì, teatro fascino più fascino. Alessia, ma ti è mai capitato di dimenticarti una battuta al teatro? Mai, brava, fino adesso mai, fino adesso mai, invece magari ho giustapposto una parola rispetto a un'altra, diciamo che con l'improvvisazione, dando valore a ciò che dici, riesci comunque a salvarti. Sono tutte tecniche che poi si imparano, soprattutto con l'esperienza. Tu parlavi di Roma, che rapporto hai con questa bellissima città? Roma fa parte della mia seconda vita, la chiamo io, perché Milano rappresenta proprio gli anni della salita al successo, della conquista proprio di un posto importante, che principalmente era quello di costruire Alessia come donna, come persona proprio, quindi passaggio dall'adolescenza, se vogliamo chiamarla così, dai 18 anni, insomma, fino a una maturità, quindi fino ai 30-32 anni. Poi la voglia di amore, di famiglia, eccetera, quindi i miei primi anni romani, e adesso la consolidazione attraverso il teatro, quindi attraverso ciò che è tornato nella mia vita e che forse io ho voluto far rientrare. Quindi il consiglio per chi volesse entrare nel mondo dello spettacolo come attore è comunque fare tanto, tanto, tanto teatro. Ma io non mi sento di dare consigli, ognuno ha una sua storia. Si può cominciare anche con la televisione e poi passare al teatro, si può anche iniziare dal teatro per poi passare alla televisione. Bisogna un attimino vedere le personali attitudini e anche i personali talenti. Ecco, io ripeto, sono stata forse un po' distratta dalla televisione, però è sempre stato un mio desiderio fare teatro ed essere nel teatro. Quindi diciamo che ho rimesso sui binari quello che comunque era un mio desiderio, nonostante appunto la TV e le trasmissioni mi abbiano un po' depistato. Ovviamente un bellissimo depistaggio. Noi speriamo di vederti comunque con il teatro qui in Calabria, magari a Reggio Calabria, non so se nel calendario ci sarà una data dove ci potremmo... Forse qualcosa in Calabria c'è, però voi per consultare tutti gli appuntamenti sì, potete trovarmi sulla pagina official fan di Facebook, quindi Alessia Fabiani official. Perfetto. Official page, e poi seguirmi su Instagram, su Twitter, dove di recente ho aggiornato un pochettino le date di questo mio ultimo spettacolo teatrale, che è Tre papà per un bebè. Sì.
con Mario Zamma, Giuseppe Cantore e Nicola Canonico, e invece poi da maggio con un nuovissimo progetto che mi vede come protagonista, Adamo ed Eva, un musical. Bello, bello. Allora, noi ci terremo comunque aggiornati. Nell'occasione che tu sarai in Calabria, magari ci risentiremo per un'altra intervista, magari verremo perché a conoscerti no? di persona. Ultima domanda, Alessia, ti lasciamo i tuoi impegni. C'è ancora un sogno nel cassetto da realizzare? Ma ce ne sono tantissimi ancora. Tantissimi, non solo uno, i cassetti sono tanti. Quindi. E devono ancora essere aperti tutti. Ma se dovessi dire uno al momento, un sogno, il primo che ti viene in mente? Vedere i miei figli realizzati, così quanto lo sono stata io. Bene, bene. Alessia, noi ti ringraziamo per la tua gentilissima disponibilità. Grazie a te. E ti auguriamo a voi. Un buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie e a presto. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, grazie. Ullala, 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 vieni a giocare, ridi con noi.